Cominciamo, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per incontrare oggi una straordinaria donna che esce dalla penna di un'altrettanto straordinaria donna, Ersilia Di Vago. Stiamo parlando di un'autrice che ha commosso me, che ho letto con grande entusiasmo questo libro, dal quale emerge la figura di una donna, di un'eroina, di una rivoluzionaria assolutamente contemporanea. Una donna che ha fatto del coraggio la sua ragione di vita. Il romanzo di Ersilia Di Vago io lo definisco un romanzo magnifico, frutto di una alta concezione della funzione della letteratura. Una letteratura che diventa strumento essenziale per rinnovare la memoria del passato, uno strumento necessario per interpretare e comprendere l'Italia dei giorni nostri. A questa necessità ottempera il libro di Ersilia Di Vago, che rintraccia attraverso le vicende di Eleonora Pimentel Fonseca. Professori poi mi correggeranno rispetto all'accento, Pimentel o Pimentel, perché c'è una diatriba sul punto. Rintraccia nel fallimento della rivoluzione napoletana del 1799 l'origine dei problemi del nostro presente, anche del presente della nostra città. È un romanzo storico, quello scritto da Ersilia Di Vago, che è proteso in uno sforzo di comprensione della nostra città, Napoli, nella consapevolezza dell'autrice di andare ben oltre quel napoletanismo di maniera, indietro nel tempo, per ricercare le radici che interpretano il presente. Presentiamo questo libro a Palazzo Serra di Cassano, un palazzo che racconta la storia di quel semestre della rivoluzione napoletana, perché i giacobini napoletani, dopo la fuga della famiglia reale, giurarono qui fedeltà alla Repubblica e diedero vita al nuovo governo con l'opposizione della plebe del re, i Lazzari, e con l'avallo dei francesi. Gerardo Marotta, compianto presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, pose una domanda. Ho letto una sua intervista risalente a un ventennio fa, che è possibile recuperare navigando un po' sulla rete, pubblicata su Rai Cultura. La domanda che Gerardo Marotta si poneva era questa: la rivoluzione napoletana del 1799 fu una rivoluzione passiva, così come la definì Vincenzo Cuoco, oppure fu, come disse Benedetto Croce, il primo pezzo di storia nostra italiana? Secondo quanto affermato da Gerardo Marotta, che ha interpretato la storia di quei tempi, i sei secoli precedenti la rivoluzione napoletana furono secoli di anarchia e di miseria. E in questi sei secoli è raccontata la storia degli svevi, degli angioini, degli aragonesi, ma non è raccontata la nostra storia. Il Napoli e il meridione d'Italia furono il proscenio di quella storia, offrirono il territorio, i luoghi a quella storia. Ma in realtà la nostra storia può dirsi iniziata nel momento in cui ci fu la rivoluzione napoletana. Ma
Cecilia Epifano. È un libro che io definisco palpitante. È un libro che tratta un tema universale, un romanzo di una donna che racconta la storia di una donna che si intreccia con la storia di altri uomini, una storia molto particolare, perché Eleonora Clemente Fonseca, come tutti sapete, apparteneva ad una famiglia nobile portoghese, una donna che però decide in nome della libertà di sacrificare addirittura la sua vita. Il libro di Ersilia Di Palo è un ritratto di donna, ma per parlare meglio di questo libro, un libro nel quale c'è una componente empatica, io ho rilevato quasi un rapporto profondo e empatico tra l'autrice e la protagonista, io vorrei dare la parola a Ersilia Di Palo perché ci racconti la storia che è alla base della nascita di questo romanzo storico. Intanto voglio dire che sono molto, ma molto commossa. Preferisco alzarmi perché altrimenti la commozione mi resta compressa nello stomaco. Intanto voglio ringraziare tutti quanti voi e sono felice, veramente felice di vedervi tutti insieme in questo tempio della Repubblica, dei valori liberali e repubblicani. Ora, oggi attraverso il mio libro noi vogliamo commemorare la figura di Eleonora Pimentel Fonseca, un genio femminile di ineccepibile dignità e identità, così come l'aveva detto Benedetto Croce, una martire della Repubblica Napoletana del 1799, l'autrice del Monitore Napoletano, una oratrice, un intellettuale di non comune virtù, di gran lunga superiore ai tempi nei quali era vissuta. Eleonora è stata, come tutti quanti noi sappiamo, una giornalista, una politica, una scrittrice, una poetessa, e insieme a tanti altri intellettuali dell'illuminismo aveva combattuto per dare la libertà e la democrazia al popolo napoletano e per liberarlo dalla dominazione borbonica. Tutti questi intellettuali sono stati poi condannati a morte nel 1799, però è stata una rivoluzione passiva? Io dico di no, perché la rivoluzione del 1799 può essere considerata come l'apripista, come la portabandiera del risorgimento italiano, dell'unità d'Italia e della nostra Repubblica. Io mi allungo fino alla nostra Repubblica. Eleonora Pimentel Fonseca, dunque, come donna è vissuta in un mondo di assolutismo borbonico, di profonde differenze sociali, in un mondo in cui la donna era considerata un essere inferiore, era sottomessa all'uomo, era stata relegata nello stretto spazio domestico al solo ruolo di donna, di moglie e madre, era stata privata di tutti gli spazi pubblici, ma Eleonora ha superato tutti questi limiti e si è imposta nel panorama politico, culturale e femminile come un grande punto di riferimento. È stata per questo considerata una donna pericolosa, scomoda, ed è stata perseguitata dunque fino alla morte il 20 agosto del 1799, perché aveva in un certo qual modo eluso a quella che era la sua condizione di inferiorità femminile. Ora, Eleonora dunque è morta nello stesso giorno in cui sono morti altri 7 patrioti, ed è giusto in questo momento ricordarli. E sono i primi 2 furono Giuliano Colonna e Gennaro Serra, furono decapitati perché erano nobili. Seguirono poi Pacifico,
seguì Natale, il vescovo Natale, poi Vincenzo Lupo e poi padre e figlio, Domenico e Antonio Piatti. E per ultimo, dal confortatorio, per ultima uscì Eleonora. Eleonora che aveva assistito alla tragedia di tutti gli altri martiri, al dolore, perché erano tutti riuniti nella sala del confortatorio, ma Eleonora uscì con una dignità indescrivibile. A chi infatti la vide da vicino non poté non parlare di questa indescrivibile dignità con cui Eleonora affrontava la morte. Ora io voglio dire una cosa. Noi in questi giorni stiamo assistendo alla rivoluzione per la libertà delle donne iraniane che lottano contro la dittatura islamica, proprio come un tempo Eleonora ha lottato contro la dittatura borbonica. La libertà delle donne iraniane è anche nostra. Noi siamo consapevoli che in effetti le democrazie non si esportano, lo abbiamo visto, ma devono nascere dal seno di un popolo. E ricordiamo anche lo spargimento di sangue di tanti intellettuali, di tanti patrioti per poter realizzare la nostra Repubblica. Noi in questo momento vogliamo augurare alle donne iraniane, al popolo iraniano, di raggiungere quella libertà e quella democrazia a cui tanto aspirano. Ora io voglio dire una cosa molto importante. In tutte le strade d'Italia si stanno realizzando delle manifestazioni di solidarietà in omaggio alle donne iraniane. Anche noi, e questo movimento è partito dall'Associazione Risorgimento Italiano, dalla dottoressa Valeria Rina De Lorenzo, dall'Associazione EIP Italia, Strumento di Pace, e abbiamo fatto una proposta, quella di voler alzare una statua ad Eleonora Pimentel Fonseca. Il nostro grande essere solidari con le donne iraniane in questo momento è proprio alzare una statua ad una donna che si è trovata nella loro stessa situazione, e quindi è un messaggio chiaro che noi vogliamo esprimere. Noi abbiamo scritto questa proposta e l'abbiamo inviata alla Presidente della Regione Campania, e mi sembra doveroso in questo momento leggervela, perché qui ci sono circa 400 firme. Al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'Assessora alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, al Consiglio Regionale della Regione Campania, al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al Vice Sindaco di Napoli, Laura Lieto, al Consiglio Comunale della Campania. Innalzare una statua ad Eleonora Pimentel Fonseca. I sottoscritti cittadini, cittadine, associazioni, enti, chiedono la doverosa iniziativa civile di memoria affinché dopo 223 anni si onori finalmente in modo degno e solenne una delle figure più nobili della storia intellettuale, civile e politica di Napoli, del Mezzogiorno, d'Italia, e che ha incarnato come donna singolare e rara in un'epoca di assolutismo feudale, clericale, maschilista, la dignità e l'altezza personale del genere femminile, anticipando con la sua vita e le sue opere il grande movimento di emancipazione della donna, metà del genere umano. Ella quest'opera l'ha portata avanti non solo con la penna, ma anche col sacrificio del carcere prima, poi come combattente repubblicana nel gennaio del 1799. Come esemplare direttrice del Monitore Napoletano, primo grande giornale napoletano meridionale italiano europeo diretto e in massima parte redatto da una donna. La sua opera e il suo giornale sono monumenti intellettuali, civili, politici, memorabili e modernissimi, validi per l'oggi e per il domani. Essi additano
libertà, democrazia, repubblica, diritti civili, politici, sociali e dignità delle persone, oltre ogni distinzione civile, sociale, di genere. Queste idealità che costituiscono il nostro attuale mondo etico, civile, politico, Eleonora ha difeso, poi anche con la spada e con il martirio, uno dei più atroci per disumanità che la storia ricordi a Piazza Mercato, dove fu impiccata ed esposta un libro di Lazzari Borbonici. Napoli, che deve tanti monumenti nobili nella sua storia a quell'esempio memorabile dei martiri del 1799, deve deliberare un doveroso monumento a Eleonora, che quegli ideali ha incarnato in modo particolare e per onorare anche finalmente una donna, mancando nella scena urbana di Napoli un riconoscimento alla metà di Napoli e dell'umanità. Questo atto di memoria e di riconoscimento civile sarebbe onore e luce alla nostra cara città, al Consiglio Comunale e alla sua amministrazione. Voglio ringraziare la dottoressa Valeria Rina De Lorenzo. Senza il suo contributo tutto questo non sarebbe stato possibile, perché stiamo celebrando Eleonora Pimentel Fonseca nel cuore proprio dove sono nate quei valori e quegli ideali, e anche perché questa è la casa di Gennaro Serra. Gennaro Serra era un amico carissimo di Eleonora Pimentel Fonseca, col quale spesso si incontravano anche per discutere di letteratura. Gennaro Serra è stato il comandante della Guardia Nazionale, era figlio di Luigi Serra e di Giulia del Cassano, anche lei una patriota perseguitata e condannata all'esilio. Dopo la morte di Gennaro Serra, il padre chiuse il portone di questo palazzo e non lo volle mai più aprire. Ora io voglio intanto ringraziare il professore Guido D'Agostino, già professore ordinario di storia moderna presso la Federico II, che ha scritto la prefazione a questo libro. Io lo ringrazio veramente infinitamente. E sono onorata di avere il nome del professore nel mio libro. Un grazie anche al professore Silvio De Maio, già ordinario di storia moderna alla Federico II, tra i fondatori e amministratore delegato della casa editrice La Valle del Tempo, perché questo libro è stato pubblicato dalla casa editrice La Valle del Tempo. E poi al mio carissimo amico, che in questo momento è assente, però sicuramente verrà, al professore Mario Rovinello, docente. Ho dimenticato però di dire una cosa, volevo dire che questo, il professore Guido D'Agostino è stato assessore comunale alla cultura di Napoli in occasione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799, e quando ci furono dei festeggiamenti, delle commemorazioni qui nel Palazzo Serra di Cassano. E tra poco arriverà anche il professore Mario Rovinello, docente ricercatore dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea Vera Lombardo. A Mario il mio grazie speciale per aver curato questo testo al fine di prepararlo alla pubblicazione. Un grazie anche allo storico e professore Nicola Terracciano, docente e preside di liceo, uno storico appassionato, fondatore dell'Associazione Risorgimento Napoletano, cui anche io faccio parte. Un grazie all'amica carissima Clotilde Punzo, direttrice amministrativa della Fidenza. E un grazie di cuore al soprano Vittoria Gava e al tenore.
E adesso con piacere io do la parola ai relatori perché di sicuro avranno tante cose importantissime da dire. Grazie. Dal ritratto della professoressa Ersilia Di Pago, dell'autrice di questo libro, emerge l'immagine di una donna coraggiosa, Eleonora Ponente di Fonseca, che fa del coraggio una scelta. Lei è posta dinanzi ad un bivio, la scelta tra il bene del privilegio, della nobiltà, e la scelta tra quello, il bene della libertà. E se scegli tra la libertà e il privilegio, beh, allora la libertà è l'atto più coraggioso che una donna possa compiere. Una donna rivoluzionaria per quei tempi, perché Eleonora è vissuta in un periodo storico che non permetteva di attingere a modelli femminili apparentemente forti. Una donna poteva essere moglie, poteva essere madre, poteva essere prostituta, niente più. Eleonora ci ricorda che le donne non sono meno capaci degli uomini e tuttavia per le donne è molto più difficile raggiungere gli obiettivi, i sogni, a causa di pregiudizi e stereotipi di genere. Pregiudizi e stereotipi che i politici hanno provato a ridurre, hanno provato ad eliminare, intervenendo anche in maniera importante con interventi normativi legislativi forti. Penso per esempio alla legge sul cosiddetto gender pay gap, per tradurlo in italiano è quel provvedimento di legge che garantisce la parità salariale tra donne e uomini a parità di attività e di prestazione professionale. Una donna, quella raccontata dall'autrice, dicevo coraggiosa fino alla fine dei suoi giorni, fino agli attimi che hanno preceduto il suo ultimo respiro. E nelle pagine di questo libro è raccontata con grande emozione quella giornata, l'ultima giornata di vita di Eleonora Pimentel Fonseca. Di una di queste pagine Clotilde Puzzo ci farà una lettura, o c'è una lettura della poesia? No, diciamo che farà una lettura dell'ultimo Natale di Eleonora trascorso in carcere. Perfetto, Clotilde Puzzo. Metti il microfono più vicino alle labbra. Ok. Ignara della sorte che le sarebbe toccata, Eleonora trascorreva il suo ultimo Natale in carcere, tra quella umanità ferita, smarrita e senza dignità. Era quello un giorno triste per tutte. Molte vagavano in quella tetra dimensione desiderose di un conforto, di un sorriso. Altre sembravano accartocciate nel loro dolore, altre ancora si consumavano in litigi, in parole di incomprensione, espressione di malevoli sentimenti che sembravano dialoghi tra morti. Eleonora ascoltava in silenzio le storie di quella variegata umanità, consumata, rubata, infranta. La tristezza occupava interamente il suo animo. Con la mente ripercorreva i Natali trascorsi in famiglia, con la nonna Eleonora, lo zio Antonio, i fratelli e i cugini. Pensava con nostalgia ai momenti di preparazione comunitaria del Natale,
all'attenzione e alla gioia che si poneva nell'allestimento del presepe, che innescava magicamente quell'atmosfera natalizia carica di spiritualità ed empatia. Sentiva le voci dei suoi fratelli rincorrersi in un vortice senza fine. Sorrise quando il suo pensiero si soffermò sulla tradizionale processione della statuetta del bambino Gesù per la casa. Ognuno recava in mano una candela accesa e tutti insieme cantavano «Tu scendi dalle stelle». Il giro serviva a portare la luce di Dio, del Dio nascente, per tutta la casa, rinnovandola di Spirito Santo. Ricordi preziosi di un passato dal quale Eleonora attingeva il coraggio di vivere, l'amore e la speranza in un domani migliore. Un passato che Eleonora raccontava a quelle misere carcerate per portare nei loro occhi una luce di bellezza e per far loro rivivere il Natale attraverso i racconti della sua vita passata. Socchiuse gli occhi e in un correre di pensieri silenziosi rivide la cara mamma Caterina, fino a percepire un suo tenero abbraccio e a stupirsi di non averla mai perduta. Fagocitata da quell'abbraccio carico di amore materno, Eleonora parlava alle carcerate della sua cara mamma, del dolore per la sua perdita e delle preoccupazioni che le avrebbe potuto arrecare sapendola ora in carcere. Eleonora però non ricusava il suo percorso di vita, intrapreso con consapevolezza e forza di volontà, finalizzato a cambiare un sistema politico e sociale che produceva solo miseria e sofferenze. Proprio non si condannava e non aveva rimorsi, convinta com'era che la rivoluzione era un bene necessario per il popolo e si volevano cambiare le cose. Bisognava però spendersi in prima persona. Questo era il forte messaggio che Eleonora cercava di trasmettere a quelle carcerate, che in silenzio l'ascoltavano, ammaliate dalle sue parole, ma anche dalla sua dolcezza e dalla sua grazia. Usava il dialetto, Eleonora, per meglio entrare in quei cuori induriti da una vita di stenti e di miseria, di abusi e di maltrattamenti, per scalfirli e tentare di farvi penetrare una luce di speranza e di fiducia in se stesse. La prima rivoluzione deve avvenire nel cuore di ognuno di noi, diceva Eleonora, guardando negli occhi quelle povere carcerate, nella speranza di arrivare ai loro cuori. La qualcosa è possibile solo aggrappandosi al potere salvifico della ragione, distinguendo ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, ciò che è vero dal falso. Con parole semplici voleva indurre quelle carcerate a capire che le ingiustizie umane, la privazione della libertà e la negazione dei propri diritti avevano sempre prodotto lacerazioni insanabili e spesso condotto alla morte. Un silenzio profondo era sceso in quel tetro e freddo luogo, dove l'unico rumore era la voce suadente di Eleonora, che, austera, portava magicamente una quiete nei cuori di quelle carcerate, dove aveva luogo solo disperazione e stanchezza. Quel 25 dicembre del 1798, Eleonora lo impegnò a risvegliare le coscienze di quelle povere donne, arricchendole di nuove sensazioni e forse, chissà, di una nuova consapevolezza e di una nuova forza che avrebbe aperto i loro animi alla speranza. Grazie a Clotilde Brunzo per questa lettura emozionante, un'emozione che attraversa tutte le pagine di questo libro. La parola ora al professore Guido D'Agostino, che è docente di storia moderna del Mezzogiorno,
all'Università Federico II. Prima di dare a lei la parola, per raccontare le emozioni, i sentimenti, l'interpretazione di questo libro di cui è autore della presentazione, mi premetto di porle una domanda. Secondo Vincenzo Cuoco, il popolo partenopeo non ha fiducia nella rivoluzione perché ritiene che coloro i quali promettono la liberazione in realtà pronunciano qualcosa di molto falso, non possono realizzare promesse irrealizzabili, perché in realtà i Lazzari di Eleonora Pimentel Fonseca si sentono già liberi, in una libertà che è un concetto del tutto particolare. E allora io le chiedo, ma quella storia bloccata, quella storia irrisolta che si chiude con la rivoluzione partenopea napoletana finita nel sangue, può avere qualche parallelismo con la storia che Napoli e il nostro Mezzogiorno vive ancora oggi? Professore Guido D'Agostino, grazie. Ma per la verità non ero preparato o predisposto mentalmente a rispondere a domande che comunque hanno a che fare con la fase che stiamo vivendo, della quale posso solo dire che Dio ci scampi. Dunque, rispetto ad un, come si dice, un paragone o un confronto con le vicende di allora, trovo comunque la domanda pertinente, ma è impertinente perché la mia mente in questo periodo è occupata dallo spettacolo che trovo ignominioso di una legge elettorale vergognosa e di protagonisti della vita politica, di cui peggio di quello che avete sentito, verso cui non si riesce ad avere fiducia o ad aspettarsi il meglio che sia possibile, come succede agli scugnizzi che già sapevano da prima che erano tutte balle quelle che si dicono in campagna elettorale. Il problema nostro attuale è che è finita la campagna elettorale e le balle continuano, e dunque siamo davvero in una situazione difficile. Tuttavia non eluderò completamente la domanda, perché ha a che fare con punti importanti della nostra vicenda, anche quella attuale, devo dire, ma comunque rispetto all'ipotesi, diciamo, la valutazione che da poco ci sarebbe da aggiungere, sì, da fare un discorso. Allora, vorrei invece dire prima che cosa è che mi ha molto colpito di questo libro. È molto semplice da dire, perché è già contenuto nel titolo, La mia Eleonora. Perché la cosa più, diciamo, sorprendente, benché la metto subito tra le cose importanti e positive, ben inteso, però sorprendente è questa immedesimazione dell'autrice nel personaggio su cui ha costruito il libro, il discorso. Insomma, ma ve l'immaginate?
Io vi ringrazio, avete ricordato che nel 1999, non avendo potuto io partecipare alla Repubblica Giacobina di due secoli prima, però ho avuto l'avventura di essere assessore alla cultura di questa città nel bicentenario, quindi era il 1999 e ci siamo proprio sfogati, perché io non ho un ricordo maggiore per la intensità con la quale fu vissuto quell'anniversario, ma devo dire anche proprio il fiume di pubblicazioni. Ma davvero, mi dovete credermi, io in quel durato un anno e più, perché poi i libri continuavano ad arrivare, ad uscire, io dicevo, oh, mamma mia, questi ce l'avevano conservati aspettando il 99, perché non può essere che vengano fuori centinaia di libri, incluso molti lavori sui personaggi importanti, principali. Tuttavia, devo dire che proprio nella prefazione ho raccontato un episodio perché mi è rimasto molto in mente. Nelle varie iniziative, celebrazioni, manifestazioni, feci in modo che si riproducesse l'ingresso delle truppe francesi con alla testa Championnet nella nostra città. Allora, non è una parentesi, anche se la cosa è scherzosa, perché denota invece una cosa che è stata appena accennata, e che cioè la città di Napoli in quanto tale non apprezzava i francesi, meno ancora apprezzò l'ingresso di Championnet. Perché? Perché la nostra città ha sempre, dico la nostra, insomma Napoli, ha sempre vissuto dentro una sorta di condizione antropologica, psicologica della capitale che risolve da sé il problema del proprio governo, non un problema dell'Italia o del mondo, ma quello che riguarda la propria città. Dunque immaginò che la venuta dei francesi gli toccasse, capito, su questo punto reagirono male alla entrata di Championnet. Io avevo contattato dei teatranti, perché facemmo una bella cosa, all'ingresso lo facemmo anche per dare spazio alla cosa, nella piazza più o meno tra il San Carlo, il Teatro San Carlo e l'attuale piazza Trieste e Trento, più o meno da Gambrinus, Championnet arrivava. E la città, diciamo, che succede? Che quando arriva Championnet, bellissimo, insomma, tutti i teatranti, le comparse, arriva una massa di scalmanati che se la prende con questo, ma ammazzate proprio, sputarsi nell'occhio, cose terribili. Se non che erano i neoborbonici, cioè che era successo? Che la vicenda teatrale era diventata il pretesto per farli lì, ma proprio vera era, cioè veramente Napoli, non so se hanno sputato, battuto, hanno fatto di tutto, ma vi assicuro fu una resa, quella teatrale, strepitosa e molto inconsapevolmente per loro rispondente alla verità storica, alla vicenda storica del film. Mi compiacqui, anche se naturalmente fu un'ira di Dio anche le conseguenze di tutto quello che successe. Perché ricordo questo? Perché la nostra amica Ersilia davvero ne parla in un modo per il quale tu sei portato a chiederti se è essa o Eleonora, insomma, di chi stiamo parlando, perché è talmente forte questo processo di transfer, letteralmente, psicologico, per cui non so se lei ha già fatto la domanda al comune per farsi cambiare il nome, no? Potrebbe essere che chiama Eleonora di Padova e quindi finalmente trovo pace e sì, tranquillizza. In realtà mi ha molto colpito questo, lo capisco, insomma io per esempio a notte mi sogno Alfonso d'Aragona, perché studiando le cose aragonesi
avendo sempre in mente Alfonso il Magnanimo, un po' meno Carlo Quinto, ma devo dire Alfonso il Magnanimo non sogno pure la notte, quindi questa cosa. Allora, ma un livello tale di compenetrazione, ma di osmosi, perché secondo me a lei, Eleonora, le parla giorno e notte, le dice delle cose, così lei dialoga con questo personaggio strepitoso, straordinario. E così vengo alla seconda cosa, perché la straordinarietà e l'importanza, poi detto in questo palazzo, di una protagonista come è stata Eleonora Pimentel Fonseca, non è una cosa semplice da dire, da spiegare, io ci provo. La storia della nostra città, dico io, oscilla sempre tra bisogno di protezione e istinto di libertà. Proprio come il pendolo degli orologi che non esistevano una volta nelle case. Da una parte istinto di libertà, l'altro angolo verso cui si muove il pendolo è il bisogno di protezione. Cosa, nonostante e contrariamente a quello che normalmente si crede, che cioè questa città tira sempre a campare, è fatalista, non se ne importa, volta le spalle al potere, alla politica, insomma le cose le sappiamo, è vero, perché ci vengono continuamente dette. Se si conoscesse invece un po', che è stato ricordato, sia io che Silvio abbiamo a lungo alle spalle una carriera accademica, io storia moderna, lui storia contemporanea. Se uno si approfondisse tratti della storia della nostra città, vedrebbe che ci sono, con una abbastanza ricorrente frequenza, momenti in cui questa città reagisce di brutto, cioè di fronte ad un presente insopportabile. Sì, è vero, all'inizio si fa finta, vabbè, tiramannanza, non lo so che cosa succede nella mente dei napoletani, ma poi ad un certo momento Napoli decide di decidere, dice basta. Vuol dire che il presente è talmente insopportabile che si deve cambiarlo. Che poi questo coincida o ti porti a immaginare che si cambia il mondo, è proprio di ogni momento, è vero, tu puoi scendere pure in piazza perché a metropolitana si è rotta e ti ha fatto 7 chilometri i binari, non è questa l'occasione, è come poi procede nella mente, è vero, una cosa di questo genere. Allora, per esempio, succede quando gli spagnoli provano a porre nel regno l'inquisizione, sapete, è vero, che cos'è? È una cosa tremenda, inventata dalla Spagna ultraclericale, e dalla Spagna gli spagnoli cercano di imporla dovunque, appena vedono anche alla lontana l'idea che uno si allontana dalla religione, gli sparano addosso questa minaccia, dice allora mettiamo l'inquisizione. 1510, Ferdinando il Cattolico ci prova. Rivolta della città e del regno, il piglia l'inquisizione e se la riporta a casa sua, lasciandoci ben inteso l'inquisizione al modo romano. Attenzione, perché la Chiesa di Roma l'inquisizione già la praticava, solo che l'inquisizione al mondo di Spagna era una cosa terribile. Il livello di crudeltà delle pene, dei castighi, la garrota, quello che fosse. 1547, Toledo, il viceré di ferro, immagina, questo succede pure oggi, che la cultura sia un brutto affare della politica, è vero o no? Agenda da essere cretina e ignorante, perché altrimenti non la domini.
Che cosa succede? Che fioriscono accademie, ma a livello proprio, poi sentite, in Accademia degli Investiganti, UANA, gli investiganti. Dunque Toledo decide di chiudere tutte le accademie, 1547, perché la cultura è nemica del potere al momento dominante. Di nuovo Napoli e il regno, tra l'altro il regno, ci avete mai riflettuto, si chiama Regno di Napoli, ma avete mai sentito la Francia si chiamasse Royaume de Paris, ma no, oppure l'Inghilterra Regno di Londra. Solo da noi succede che, come dicevano allora, da Napoli prende esempio, modello e regola. Man mano 1585, a un certo punto, io ho fatto l'assessore, è stato detto, i napoletani, no, l'ho fatto qualche tempo, qualche annetto dopo, pigliano l'assessore del tempo, l'assessore alla nonna, cioè al rifornimento annonario, i cibi, il grano della città, lo accusano di avere combinato guai, di aver rubato, lo pigliano, vabbè, alla fine lo fanno a pezzi e poi per colmo su mangiano pure i pezzi, per dire ci volevi mandare a noi alla fame e noi ci mangiamo a te. Quando ho fatto l'assessore mi ricordavano sempre questo episodio, uno fa capire come mi dovevo comportare, perché dopo non si sa mai uno come può finire la propria vita. Al tempo di Masaniello, a metà del 600, grande rivolta. Guardate, nella tipologia delle rivolte, quella di Masaniello viene indicata come una rivolta di popolo senza capi, perché o povero Masaniello è ignorante, s'arrangiava nella vita facendo l'ambulante in qualche modo, e appena prende un ruolo importante il viceré lo maneggia in maniera tale, suo mente vicino, vestito con mano viceré, insomma Masaniello farà una brutta fine, sapete, viene drogato. Nel senso che gli mettono davanti un braciere come una specie di incenso per dire guarda tu sei meglio di me, meglio di chi sono il viceré, non sono nessuno, vogliono a te, appicciano sul braciere ed era una sostanza invece, è una droga, insomma, che la persona è pazza. Quindi questa sarebbe, e poi va bene, dai suoi stessi compagni Masaniello viene fatto a pezzi, proprio non si trovano più, in dammonezza buttano i pezzi, che fa pensare che questo fatto della spazzatura sparsa così non è una cosa in moda, una cosa che succedeva anche a loro. E poi che fanno? Due o tre giorni dopo, di notte, vanno in giro a ripigliare i pezzi, ricompongono il cadavere e gli fanno una cerimonia notturna, funebre, indimenticabile. Di cui le cronache, perché viene fatta con le donne che tutti quanti portano una specie di candela e le donne davanti che si strappano i zil, in italiano capelli, piangono, e questo per dirvi il rapporto con il potere che ha questa città, no? Perché a Masaniello prima l'ammazzano, poi lo vanno a riprendere così. Se non che un grosso veramente storico del Novecento, che è Michelangelo Schipa, scrive che dopo la rivolta di Masaniello arriva il viceré Ognate, il conte di Ognate, e avvia la normalizzazione. La normalizzazione significa che di nuovo il dominio spagnolo torna, no, in salute come prima, la città s'acqueta. E allora dice Schipa, tutto sommato Napoli non si meritava un destino migliore, perché sempre, dice lui, si è tenuto ciò che le viene imposto o concesso. Le quattro giornate ultime recenti delle quali stiamo in questo periodo ragionando,
tra l'anno prossimo straordinario anniversario, l'80° delle quattro giornate, ci stiamo pensando già, vi dico la verità, proprio giorno e notte, un incontro col sindaco tra pochi giorni, grandissimo episodio della storia napoletana contemporanea. Uno studioso importante inglese ha scritto che naturalmente è stata una delle rivolte più importanti della storia contemporanea, degna di figurare non solo intorno alla Repubblica del 99, ma proprio alla Rivoluzione francese, a quelle inglesi. Starebbe, dice lui, nel pantheon di tutte le rivolte se non fosse successa una cosa, che cioè finita la rivolta, la città è tornata come era prima. Secondo lui questo succede perché la popolazione, la comunità napoletana è talmente dentro di sé, frastagliata, frammentata, divisa, che dice lui, durante la rivolta ogni pezzo di comunità napoletana si è mossa secondo i suoi riti, le sue abitudini, quello che ci aveva in testa di fare, non ha mai guardato agli altri pezzi per tentare che tutti i pezzi si unissero. Perché ho ricordato tutto questo e spero di non avervi annoiato? Perché il 99 invece è sicuramente l'esempio di una rivolta che, anche se l'immediato dopo c'ha tutti i segni della ricomposizione, ha invece rappresentato una cosa senza ritorno. Non ci sarebbe la possibilità di immaginare il decennio francese, per esempio, 1805-6, un periodo murattiano. Non potremmo immaginarci i moti costituzionali del 21, i moti del 48, lo stesso modo di come siamo arrivati all'unità, per non dire, come ha fatto uno studioso, che c'è un filo rosso che lega il 1799 alle quattro giornate e alla resistenza che vale per tutta l'Italia, è cominciata in casa nostra. Ora io credo che se il 99 ha posseduto e possiede storicamente, dunque poco non coglie questo aspetto, questa caratteristica, prima di tutto è il primo vero salto nella modernità politica, è il primo vero salto che compie la nostra città e il Mezzogiorno nella modernità politica. Fino a quel punto là vale l'antico regime. Comunque voi capite, comunque la giriate, sì, il Settecento, l'Illuminismo, ci siamo aperti all'Europa, tutto quello che volete, se non ci fosse stato il 99 non si sarebbe aperta la finestra verso un mondo nuovo e diverso. E la finestra, anche se si è immediatamente poi chiusa, ha lasciato i semi, capito? Altrimenti non avrebbe senso quello che il povero studioso, di cui non mi ricordo mai, no, Gracci, che quel poveretto che ha provato a dire c'è un filo rosso che lega il 99, roba di, l'ha scritto pochi anni fa, che lega la Repubblica il 99 alle quattro giornate e alla resistenza. Sarebbe impensabile se non conoscessimo queste cosette che vi ho detto, ma aggiungo che il 99 non avrebbe posseduto queste caratteristiche, cioè di essere la finestra che si apre verso un mondo nuovo, e su questo non si torna più indietro, capito? A differenza di quello che ha ragione Stipa quando lo dice, però vedi, dopo Masaniello, qua è andata diversamente. Ma se è andata diversamente è per personaggi di questo genere qua. È vero
Le mie compagne di tavolo hanno insistito giustamente sul fatto che si tratta di una donna, perché altrimenti, vedete, dovunque si lamenta che oggi il mondo è maschilista, ma vedrete quello che vi aspetta a proposito di pari opportunità, aborto, diritti sociali. È una bellissima cosa di quel disgraziato che è stato eletto presidente della Camera, il quale ha detto che faranno una legge per proteggere i diritti e i privilegi del feto. Siccome si era già cominciato a dire giù le mani dalla legge sull'aborto, ma fanno i privilegi e i diritti del feto, e così mettono le mani in una materia dove bisognerebbe veramente. E figuratevi, io condivido l'appello a quello che succede in Iran alle donne, non volessi trovare, però a dover fare tra poco manifestazioni qui per difenderci da quello che ci può venire, ma i diritti e i privilegi del feto, ma perché abortì fosse un sfizio, non ho capito. Qualcuno di voi lo ricorda o no quando fu introdotto il divorzio nella nostra Italia? Che dicevano? Essi così di mano tutto quando vanno e divorziano. Cioè non c'è proprio l'idea che una cosa è che esista il diritto, e quindi se tu sei nella necessità terribile di abortire, oppure in quella altrettanto dolorosa di divorziare, separarti, allontanare, e te ne ho diritto, ma non è che io rimano a mattino tutte le femmine vanno a abortire, ma cosa tu fai? Per i privilegi e i diritti del figlio, ma insomma bisogna essere da questo punto di vista molto, molto pimentelisti, perché come dicevo prima è quella che concorre più di tutti l'altra donna, è Luisa Sanfelice, che possiamo ricordare, la quale poi ci prova in tutti i modi, la dice pure che è incinta, poi se ne accorgono che non è vero, eccetera. Ma sapete cosa diceva questa signora? Questa signora di Persilia Eleonora, che bisognava fare le leggi in napoletano, perché se non si facevano in napoletano, i napoletani non ne capivano, e con la scusa che non capivano il paese sarebbe rimasto allo sbando e senza legge. Allora, io ringrazio Silvia, perché poi Olibio può piacere, non piacere, questo è nato a fare, è scritto bene, è scritto. Io ho trovato straordinario che lei si calasse talmente in questo personaggio che nel titolo già la mia Eleonora, io ho già fatto un libro su Alfonso, però non ha scritto il mio Alfonso, se no si vedevano qualche cosa di strano.
andare là. Glielo perdoniamo. Facciamo ammenda. Ma non è perdonabile interrompere. Facciamo ammenda. Oh, mia, se lo lasciate dire. E vabbè, era giusto. Ma non esiste. Il tempo, c'è una salita che loro hanno preparato per dedicare ad Eleonora. Lo stanno sempre ritrovati da questi punti. Vabbè, perciò si sono preparati. Concentrati con voi. La facciamo ora? Sì. Grazie. Un'altra domanda su cui si potrebbe rispondere con un convegno di alcuni giorni. Allora, il libro è molto bello, è una Eleonora molto partecipata, molto sentita, e tra le cose che non sono state dette, anche per rispondere alla domanda della nostra conduttrice, bisogna dire che in realtà nel 99 c'è uno scontro all'interno della città di Napoli e all'interno del paese, cioè del regno di Napoli. C'è lo scontro perché quando, diciamo, arrivano i francesi, e anche prima dell'arrivo dei francesi, c'è una parte della città che è assolutamente contraria alla rivoluzione. E lo è anche in modo feroce, ci sono morti
molti morti anche tra le file repubblicane già al momento in cui i repubblicani prendono il potere. E poi c'è uno scontro ancora maggiore con tutto il paese quando c'è l'arrivo del famoso esercito della Santa Fede del Cardinale Ruffo, che arriva e diciamo nel sangue riconquista facilmente il regno e riconquista anche Napoli. Napoli viene beffata dal fatto che l'esercito francese che appoggiava i repubblicani va via, insomma ottiene la possibilità di andare via senza spargimento di sangue, senza essere aggredito, e rimangono 1000, 1500, 2000 repubblicani, giovani repubblicani, tra cui appunto Eleonora. Quindi c'è uno scontro tra due Napoli, la Napoli dei Lazzari, che è molto simile a, che sono molto simili ai contadini e, insomma, che stanno nelle fila del Cardinale Ruffo, e la Napoli dei repubblicani, che da sola non ce la può fare. E quindi poi c'è il bagno di sangue, che comincia anche con diciamo il tradimento, diciamo così, dell'ammiraglio Nelson, no? Che prende Francesco Caraccio e lo uccide, lo con la giustizia, e così via. Ci sono, non si sa bene quanti sono i morti del 99. Giustino Fortunato nell'Ottocento fece un libro, un libretto sui morti del 99, e i quali erano 99, neanche a farla apposta, con due donne solamente, la Fonseca e la Pimentel Fonseca e la San Felice. In realtà furono molti di più, furono 150, poi ci sono quelli che vengono uccisi nel corso della marcia del Cardinale Ruffo, in tutte le realtà in cui c'erano, in realtà locali, in cui c'erano diciamo così fedeli ai Borboni e avversari dei Borboni. C'erano una forte contestazione interna, un forte conflitto interno tra famiglie, quindi quello è il momento di fare pulizia da parte dei filo borbonici delle famiglie rivali. Il bagno di sangue finale, il bagno di sangue viene poi completato dalle uccisioni, impiccagioni o taglio della testa se si era nobili a Piazza Mercato. Un momento terribile della storia di Napoli, che trova la sua giustificazione nella giustificazione, si fa per dire, insomma, ma che trova in qualche modo una sua ragione di essere come risposta ai morti che stanno facendo tra le fila degli anti rivoluzionari a Parigi. Quindi è una risposta alla ghigliottina, no? E la ghigliottina ne aveva fatte molte migliaia, e tra questi Maria Antonietta, che era la sorella di Maria Carolina. Maria Carolina è la donna più arrabbiata del mondo nel momento in cui sa, 1794 mi pare, che la sorella è stata uccisa, è stata ghigliottinata insieme al figlio 7, 8, 9 mesi dopo il Luigi XVI. Quindi lei così trova una giustificazione in questa violenza che però non porterà a nulla, cioè darà realizzerà un distacco notevole tra i Borboni e una parte, almeno, lasciamo perdere i Lazzari, una parte sempre più numerosa della borghesia e della nobiltà napoletana. E i Lazzari stessi in fondo avranno da questa vicenda una lezione, perché D'Agostino prima ricordava
la rivoluzione del 1820 o quella del 1848, non abbiamo più questa presenza di Lazzari contro i rivoluzionari, è molto più modesta, anzi ci sono fette del popolo più diciamo meno ambiente che appoggiano questi momenti rivoluzionari. Se Ferdinando II prevale sui rivoluzionari nel 1848 perché c'ha gli svizzeri, c'ha l'esercito regolare che non aspettava altro che uccidere, insomma ci sono anche lì migliaia di morti. Quindi c'è questo distacco, anche nel 20-21 c'è il distacco, non c'è più una marcia della Santa Fede. Maria Carolina è la, diciamo così, la donna che possiamo mettere come antagonista di Eleonora Pimentel Fonseca. Ma che donna è Maria Carolina? Maria Carolina è una donna che anche lei, insomma, aveva delle capacità, aveva sicuramente più intelligente, più capace del marito, veniva dal regno, dall'impero austriaco, era la sorella di Giuseppe II, che era un sovrano illuminato, la figlia di Maria Teresa d'Austria. Che donna era? Era una donna che, come avrebbe voluto il marito di Eleonora, era costretta a fare una quantità di figli. Non mi ricordo bene se 15 o 16 figli. Questa era sempre con il pancione. Aveva... Perché ne perse due durante la 99, il mare, correndo i figli. Caracciolo l'avrebbe salvato, Nelson mi vuole portare sulla sua nave. Si è parlato di Carolina. Maria Carolina. Quindi... Eleonora sarebbe stata condannata alla stessa sorte, quindi se una regina questo faceva fin dalla tenerissima età. Pensate che Maria Isabella, che è la moglie di Francesco I, quindi alcuni decenni dopo, si sposa con Francesco I quando ancora deve compiere 13 anni. Viene, naturalmente matrimonio combinato, viene... Lei era la cugina, no, di Francesco I, cioè Maria Isabella e Francesco I erano figli di due fratelli, Ferdinando IV e Carlo. Ferdinando IV e Carlo IV, il fratello più grande di Ferdinando, che era stato re di Spagna dopo la morte di Carlo III. Ebbene, arriva. Aspettano che lei diventi donna per poi dopo cominciare la trafila. E ha una fortuna che il marito muore a 50 anni, mi pare una cosa del genere, 51 anni, Francesco, e quindi i figli saranno solo qui 15, non lo so. Quindi, e lo stesso vale per gli altri, che la donna era poi anche la donna che moriva di parto. La prima moglie di Francesco I, questa Maria Isabella è la seconda moglie, la prima moglie di Francesco I aveva avuto due figli, facendo il secondo figlio era morta. Si chiamava Clementina ed era anche lei un'austriaca. La prima moglie di Ferdinando II era Maria Cristina di Savoia, la regina santa, che partorisce Francesco II e muore. Poi lui si rispose e avrà altri, non lo so, 15 figli, cose del genere. Pensate che Ferdinando II muore nel 59, nel 57 nasce l'ultimo figlio. Ma perché muore? Se non ne avrebbe avuto ancora qualche altro. Questa era la realtà delle donne. A questo lei vorrebbe essere, diciamo, lei sarebbe anche pronta, Eleonora, ora parliamo di Eleonora, sarebbe anche pronta. Invece interviene la morte del figlio e poi un paio di aborti spontanei, la difficoltà di rimanere incinta. Lei si sente quasi in colpa
nel libro di Ersilia di Paolo viene fuori molto, che non dà al marito, non è capace di dare al marito un figlio, quindi anche una donna del suo tempo, quindi comunque è colpa sua, insomma in qualche modo si sente in colpa per questo fatto, mentre invece, e quindi il marito preferisce un'altra donna, non so, quella, una prostituta, chissà se perché potrebbe avere magari con lei dei figli. È condannata, sarebbe condannata alla stessa cosa, ma la sua cultura, le sue frequentazioni, le sue letture, il fatto che fosse poetessa, che fosse in corrispondenza con Metastasio, pensate, no, apprezzata da Metastasio, il fatto che fosse insomma una donna colta, come ce n'erano poche in quel momento, la salva, diciamo, da questo destino. Naturalmente poi ce n'è un altro di destino a cui lei va incontro. Questo è un libro straordinario, scritto in modo straordinario, e ci sono dei personaggi straordinari. Un personaggio straordinario è una professoressa, che non so se è inventata o vera, che con le sue studentesse ricorda il 99, ricorda la fine del Fonseca, e diciamo istruisce a questa vicenda terribile della storia di Napoli le sue studentesse. Quindi straordinaria lei, la professoressa, che sapeva a memoria una serie di cose che io stesso non so. Straordinaria la classe, queste alunne, straordinaria Ersilia di Paolo, che era l'alunna che più di tutte, diciamo così, si innamora del personaggio Eleonora Pimentel Fonseca, si innamora della rivoluzione napoletana del 99 e sente il bisogno poi di costruire su questo personaggio una parte dei suoi scritti, perché lei non ha fatto soltanto questo libro, no? Ma ha fatto anche una serie di spettacoli teatrali su personaggi di questa epoca, da Eleonora in poi, anche vedo qua Francesco II e Maria Sofia. Maria Sofia è la regina che cerca di contrastare. Anche Maria Sofia aveva avuto dei problemi con il marito, con Francesco II. Quindi, anche se risolti in modo diverso, perché Maria Sofia era una principessa, era la sorella dell'imperatrice, quindi non avrebbero mai potuto l'imperatrice d'Austria. Quindi, qui c'è questa straordinarietà, ed è straordinario anche il posto in cui noi stiamo. Io non posso non fare un ricordo di Gerardo Marotta, perché Gerardo Marotta nel 1998, c'era anche Guido D'Agostino, qui presentammo, c'ero anch'io, un libro scritto dal mio amico Camillo Albanese, che è un giornalista, ed era sul 99, e lui fece il solito discorso molto bello sul 99, sull'illuminismo settecentesco napoletano, sui tanti martiri e così via. Poi qualche mese dopo andammo insieme io e Gerardo Marotta a Milano, perché Albanese è milanese, cioè napoletano, ma vive a Milano, e lì c'ha insomma degli amici, insomma c'era una sala gremita, non così, ma gremita, erano 300 persone almeno, nell'ordine dei giornalisti di Milano, una sala napoleonica. Parlammo alcuni di noi, c'era anche un professore che si chiama Rumi, che ora è morto, come Gerardo, e qualche altro. E poi l'ultimo ad avere la parola fu Marotta. Marotta naturalmente si alzò in piedi e fece un discorso di 20-25 minuti. I milanesi rimasero, l'applauso proprio fu
scrosciante, che era un grande attore, un grande teatrante, un grande conferenziere. I milanesi non sapevano niente del 99, di Napoli, qualcosa sapevano, qualcuno aveva già dato un'occhiata al libro, qualcuno lo comprò, non mi vendettero tantissimi. E quindi, diciamo, è un ricordo che non rimarrà nella mia, che io custodirò per sempre, perché questa capacità di ammaliare, di parlare di questo che era il suo. Ora qualcosa del genere farà Nicola Terracciano, perché lui è discendente diretto di Gerardo Marotta. Ora rispondo alla domanda, me la vuole ripetere? Le posso chiedere di rimandare la sua risposta a pochi minuti, così facciamo un giro? Va bene, va bene. Ho visto arrivare il professore Mario Rovinello e non so se vuole intervenire anche lì, quindi per una questione di tempi e di gestione dei tempi della sala. Va bene. Ma se lei è lapidario nella risposta, capisco che il professore mi rifà la domanda che già l'ho dimenticata. La domanda è: Napoli ha bisogno di normalizzazione o di rivoluzione? Napoli di oggi ha bisogno di ricostituire una classe dirigente capace. Questo mi sa che fondamentale. Sembra una risposta perfetta. Grazie. Grazie. Hanno notato tutti gli interventi hanno posto l'accento su questo elemento di magia letteraria, un filo che unisce la storia di Eleonora e quella di Napoli. Una storia che abbiamo il dovere di conoscere, perché solo attraverso quella storia noi riusciremo a interpretare meglio il nostro presente. Voglio dare la parola ora al professore Nicola Terracciano, dirigente scolastico e presidente dell'Associazione Risorgimento Napoletano, profondo conoscitore della storia della rivoluzione napoletana, di quel periodo storico che ha lasciato un segno nella nostra città e che forse ha anche segnato il destino un po' della nostra città e del Mezzogiorno tutto. Quindi al professore Nicola Terracciano la parola e poi ci avviamo alle conclusioni, a meno che il professore Rovinello non voglia farci il piacere di intervenire. Grazie. Io mi avvio a chiudere questa serata importante sottolineando il luogo sorprendente, l'autrice sorprendente e un libro sorprendente. È chiaro che parlare all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici non è come parlare in qualsiasi altro luogo. Qui aleggia la memoria del martire Gennaro Serra di Cassano e di sua madre e di tutti quelli che sono passati in questo luogo nel 99. Quindi potete immaginare l'emozione di chi umilmente approfondisce sempre di più quella esperienza che anche per me, come per Croce, è all'origine del Risorgimento Italiano. Cioè il Risorgimento Italiano ha le sue sacre origini nella Repubblica Napoletana del 1799. È un'autrice sorprendente. Io ho conosciuto la professoressa Silvia Di Palo così, all'interno della collaborazione sui Mercoledì Culturali, la conosciuta animatrice straordinaria, alla Quinta Municipalità, nella Sala De Martino, presentare autori e libri con finezza, precisione, rigore, sapienza,
E quindi già questo mi aveva sorpreso. In una città in cui spesso si è pieni di bocca e stretti di fatti e di mano. E quindi la stima era nata profonda, aggiunta alla sua adesione all'Associazione Risorgimento Napoletano, che è nata l'anno scorso proprio con un letterale impegno di contribuire umilmente a un risorgimento di cui questa città ha bisogno. E poi l'ho scoperta sotto altri aspetti, no? Come regista teatrale. E anche lì ne avevo letto qualcosa, ma quando ho assistito all'ultima sua opera, Artemisia Gentileschi, si è creata una magia teatrale che, vi confesso, non avevo vissuto nemmeno con grandi professionisti del teatro. E lei, che era stata l'autrice del libro, la regista, l'animatrice, paziente, diurna, non dico notturna, veramente mi ha profondamente emozionato. Non pensavo assolutamente che lei fosse capace di questo, perché è una professoressa di istituti secondari. Essere regista e autrice appartiene a chi sceglie quella vocazione. E poi, terza sorpresa, me la ritrovo autrice di un libro di 234 pagine, di una densità di indagine storiografica, di puntualità nei riferimenti e nelle citazioni, e con questa straordinaria novità di aderire al personaggio come poche volte mi è capitato di leggere. Il suo libro, La mia Eleonora tramite storia, si colloca all'interno del filone sul 99, che ha ad esempio figure come Maria Antonietta Maciocchi, no? Che ha scritto Cara Eleonora, o su Enzo Striano, no? Il resto di niente. Ma posso dire che questa opera di Ersilia ha una intensità, una dimensione, come diceva il professore D'Agostino, di adesione personale, quasi di identificazione, che non mi sarei mai aspettato. Cioè, una personalità sorprendente. Ma leggendo ho capito perché questo libro ha questa ricchezza, questa densità, perché è figlio di una vita. Cioè, l'incontro con Eleonora comincia quando lei era studentessa e aveva una professoressa che le fece conoscere e amare Eleonora. E dentro questa memoria che lei riprende nella premessa c'è in nuce il suo libro. E lei racconta col suo stile essenziale e coinvolgente la visita che fece a Roma, a Via Ripetta, dove Eleonora è nata, perché questo poi brevemente ci tornerò. Eleonora non è napoletana di nascita. Eleonora è romana di nascita, portoghese di origine familiare. E quindi immaginiamo questa giovane napoletana studentessa che con la sua insegnante devota alla memoria di Eleonora va via, ripete e legge quella lapide, quella memoria, e poi questo amore viene alimentato da altri momenti, perché il 13 gennaio, quando c'è la memoria della nascita, la professoressa dedica ore a quel momento. E poi ricorda il 20 agosto 1970, quando ci fu una grandiosa manifestazione a Piazza Mercato, in quella piazza sacra di Napoli, che deve diventare sacra. Noi, come Risorgimento Napoletano, stiamo portando avanti una battaglia perché si collochi a Piazza Mercato un monumento ai martiri del 1799, non inventandoci oggi questa richiesta, perché io ho trovato negli atti del Consiglio Comunale di Napoli del 1899, cioè
Nel primo centenario ci sono due deliberazioni per innalzare il monumento ai martiri napoletani del 1799 a Piazza Mercato, indicando l'autore che aveva già preparato il bozzetto, il grande scultore napoletano Enrico Mussuti, era indicato l'aiutante, l'imprenditore che doveva creare la base del monumento, la cifra che doveva essere, che era decisa. Poi non si è saputo più nulla. Noi vogliamo riprendere quella memoria perché questo consiglio comunale di un Manfredi che è venuto a Vigliena per onorare i martiri del 99 l'anno scorso, perciò lo abbiamo appoggiato. Noi abbiamo appoggiato Manfredi per questa sua sensibilità al 99. Quando l'ho visto a Vigliena ho detto devo aiutarlo, umilmente con le nostre umili forze, e l'abbiamo fatto, siamo scesi in campo, perché noi pensiamo che l'intellettuale non è chi scrive solo libri, ma chi si batte e si impegna facendo sacrifici giorno e notte per dare alla propria città un orizzonte nuovo di modernità e di civiltà. Quindi io dico che questo libro va letto con questo sfondo di dedizione di una vita, quindi è un libro, il libro di una vita. E devo dire in verità che mi ha profondamente emozionato in molti suoi passaggi, merita che venga messo sul comodino, no? Ognuno di noi ha il suo famoso comodino dove la sera prima di addormentarsi vuole mantenere il dialogo con i grandi, perché solo con i grandi si diventa un po' grandi. Se si frequentano i piccoli, piccoli si resta, e questo non è l'orizzonte. Quindi Ersilia, grazie di cuore e diciamo avanti. Io vorrei condividere questa presentazione, il successo di questo libro, con il carissimo professore Mario Rovinelli. Allora, io voglio dire soltanto una cosa. Quando ho scritto questo libro io non ci credevo, e allora ho parlato con, mi sento commossa, non ci credevo, a tutto quello che avevo scritto io non ci credevo, per cui poi ho dato tutto diciamo nelle mani del professore, il professore ha letto e poi l'ho rifatto di nuovo nello spazio di un mese, con tutto questo bagaglio culturale, mentale che io avevo, io ho rifatto in un mese il libro, avendo sempre il supporto del professore Rovinelli, che è un grande, perché senza di lui io questo libro... Perché lui mi ha dato fiducia, mi ha dato sostegno morale, sostegno psicologico, vai che ci siamo, vai che va bene, vai, 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 quel vai mi ha dato tanto di quel, posso darti un bacio Mario? Bene, ci vuole un bacio. Prima di dare la parola al professore Mario Rovinelli, prego il tenore e il soprano di avvicinarsi qui per prepararsi al regalo sonoro, canoro, che chiuderà questo evento, e al professore Mario Rovinelli. Io voglio ringraziare tutti per essere qui questo pomeriggio, mi scuso per non essere stato con voi, ma avevo il dovere di essere al liceo per insegnare, e quindi per questo avevo il turno pomeridiano e mi sembrava giusto appunto non assentarmi, perché il primo dovere è appunto per me l'insegnamento, e appunto dobbiamo ringraziare tutti la nostra amica Ersilia, perché Ersilia da anni si impegna per trasmettere la memoria alle nuove generazioni, lo fa attraverso il teatro, porta la storia in teatro, e io l'ho conosciuta con il suo grandissimo impegno con Eleonora, che è già iniziato da una decina d'anni, credo. Quindi noi tutti dobbiamo qualcosa alla cara amica
Ersilia. La ringraziamo e ringrazio tutti voi. Porto avanti il discorso sulle donne. Sono anni che scrivo testi teatrali sulle donne, mettendo in evidenza proprio la lunga lotta che la donna ha fatto per l'emancipazione, a partire dalla storia, a partire anche dai giorni nostri. E qui infatti c'è la protagonista di tutte le mie, di tutti i miei testi teatrali, che è appunto Clotilde Punzo. Vorrei dire l'ultima cosa e poi vi lascio. Diciamo che ho messo in scena lo spettacolo di Artemisia Gentileschi, Primo processo di stupro della storia, 1612. Molti lo hanno già visto, infatti lo ha visto anche il professore Mario Rovinello, il cui giudizio onestamente mi incoraggia, mi motiva, mi dà quella consapevolezza ad andare avanti. Vi invito a venire il 6 novembre, se qualcuno non l'ha visto, il 6 novembre domenica, al teatro Immacolata. Vi ringrazio di cuore, un grazie particolare anche alla dottoressa Valeria Rina della Rina. Ringrazio tutti, ricordo a me stessa e a voi tutti che la memoria è prima di tutto un diritto, coltiviamola.